Ragazzi, è meglio che ballate voi, perché voi non lo sapete, ma io sono terribile. I bambini sono speranza, cioè ve lo dico prima. Abbiamo visto per mezz'ora dei bambini fantastici, uno più bello dell'altro, ci siamo divertiti un sacco. Era bello questa settimana fare le interviste, ma io nell'ultima mezz'ora mi sono divertita molto di più, perché i bambini hanno sempre tanto tanto da dare e l'energia che ci è arrivata è stata meravigliosa. A proposito di bambini, Wanna Dance è un programma dedicato a loro, però chiaramente ci sono dei personaggi a cui i bambini si ispirano. Ne abbiamo qui due di loro e abbiamo Eleonora e Xu. Applauso, signori! Allora, iniziamo, facciamo un po' di domande ai nostri Wanna Dancer, giusto? Perché sono gli insegnanti, ognuno di ho visto il programma, lo so, il programma lo vedo, sono un po' grandina, però lo vedo. Comunque, se non sbaglio, ogni bambino sceglie un Wanna Dancer a cui si ispira e questo Wanna Dancer diventa il suo insegnante, il suo pigmalione per tutta la puntata. Quindi abbiamo qui due ballerini diversi tra di loro, ballerini entrambi hip-hopari, possiamo dire, però Xu ha uno stile e Eleonora ne ha un altro. Adesso conosciamoli un po' meglio. Xu, allora, dici qualcosa. Chiaramente... direi che non, dal nome non è un nome tipicamente italiano. Guarda gli occhi. Che dici? Allora, forse un po' sino. Di dove sei? Cinese. E da quanto tempo danzi? Da più o meno 7 anni. Quando ne avevo 15 ho iniziato così, per gioco, perché vedevo la gente che rotolava per terra. Mi sono gasato. Ti sei messo a rotolare anche tu? E poi hai detto, però sono bravo a rotolare. No, ho detto, aia, mi faccio male, ballo in piedi. Ah, ecco, furbo infatti. Allora, com'è stata questa esperienza in quest'ultima stagione di Wanna Dance? No, molto, molto bella, anche perché abbiamo conosciuto un sacco di bambini molto talentuosi, tipo la nostra Arianna. E adesso arriveremo a lei, infatti. Arriveremo anche a lei. E mi sono divertito con tutto il resto del cast, con Francesca, Etienne, Gianluca soprattutto, che senza di lui... avrei passato delle giornate terribili senza di lui, se no in sala prova. E infatti poi hai... Gianluca. Un saluto a Gianluca. E tra l'altro tu hai nominato Etienne, che è il coreografo. C'è un termine, qual è il termine di Wanna Dance? Top dancer, scusate. Il top dancer del programma quest'anno era Etienne, che è un coreografo ballerino a livello internazionale. È cattivo Etienne? Come no? Con lei forse. Ecco, Eleonora è cattivo con te? Ma è stato. Ora invece, com'è stato il tuo approccio alla danza? Come è arrivato l'amore per la danza? Allora, dunque, io ho iniziato qua. Come ogni bambina, mi piacevano le punte, mi piaceva la danza classica, perciò ho iniziato con quella. Ho conseguito il mio percorso facendo danza moderna, poi ho detto, no, ferma tutto, è sbagliatissima questa strada perché comunque il mio carattere è molto esplosivo. Quindi mi sono data all'hip hop. E in particolare è uno stile che si chiama walking e voguing. Ok, invece lo stile che... ripetimi il termine. Voguing e walking. Invece Xu? Ballet pop. Ok, lei è più precisa però, eh. Lei è più precisa. Signorina precisa lei. Comunque invece, com'è stata l'emozione di quest'ultima stagione all'interno di Wanna Dance 2010? Allora, premettendo che è stata una delle esperienze più intense che io abbia mai fatto, perché comunque i bambini ti tirano fuori proprio tutta l'energia possibile, io mi sono divertita tantissimo perché proprio, cioè, i bimbi ti danno molta più soddisfazione, secondo me, degli adulti tante volte. Perciò io darei un bacio a tutti i bimbi che hanno partecipato a Wanna Dance e gli farei un grande ringraziamento. Infatti ne abbiamo avuto appunto qui un assaggio, abbiamo fatto mezz'ora con i bambini e ci siamo divertiti da impazzire. Proprio di bambini parliamo perché era una competizione in realtà Wanna Dance, assolutamente con uno spirito non competitivo, perché io ho visto che i bambini si sono divertiti tutti, quindi non c'era guerra tra di loro. Comunque tra di loro c'è stata una vincitrice e la vorrei qui sul palco, signore e signori, Arianna!
Allora, tesoro. Ah, che bello, tu sei un po' più bassa di me, questo mi fa piacere. Senti, invece, tu quanti anni hai? 13. E com'è stata la tua esperienza a Wanna Dance? È molto bella, perché era la mia prima esperienza nel piccolo schermo. Beh, cara Ciccia, sei un po' piccola, se ne avevi già fatte prima. E secondo me mi ha fatto molto maturare sia come persona che come ballerina. Perché ad esempio grazie a Eleonora mi sono approcciata allo stile del voguing e del walking. Come si fa? Vediamo. Stilosa la ragazza, eh? E poi dicevamo? E niente, poi mi sono molto divertita anche con Gianluca, che oggi non è potuto essere qui perché è a lavorare o così dice, poi si sa, magari ci si può aspettare di tutto. Sei poco diplomatica. No, scherzo. E basta. Io so che tu hai vinto un titolo specifico a Wanna Dance, o sbaglio? Non sei semplicemente la vincitrice, ma quale titolo hai vinto? È il titolo di Dance Master. Che sarebbe, se non sbaglio, la settima Wanna Dancer, che signori non è mica da tutti, cioè ti faccio i miei sinceri complimenti. Senti, ti faccio la domanda che si fa ai grandi artisti, progetti per il futuro? In quale compagnia andrai all'estero? Ah sì, con la... Come ah sì? Ah sì, stavo pensando, stava impensando a quello, gli impegni che gli ha dato il suo agente, scusate, dicevi? Sì, con la mia scuola di danza siamo stati selezionati per fare un provino per Io Canto, la parte del ballo. E adesso bisogna vedere, però si spera di sì, insomma. Quando fai le cose fai bene, eh? Cioè ti impegni proprio. Quindi io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per tutte le tue esperienze future. Spero che Wanna Dance ti porti veramente tanta fortuna. Ti abbiamo visto, perché poi io il programma lo guardavo. E quindi ho visto che è stata brava e in bocca al lupo per tutto. Ok? Grazie. Un'altra bimba è stata protagonista oggi, perché appunto abbiamo fatto circa 30 minuti di esibizione speciale dedicata a Wanna Dance e anche oggi c'è stata una vincitrice. Signore e signori, annunciamola, il suo nome è? Shady. L'applauso, voglio sentirla! Perché... Ciao tesoro, quanti anni hai? 9. E com'è stata questa esperienza sul palco? Bella. No, ci tengo a precisare, qui faceva veramente caldo, quindi per i bambini ballare 30 minuti senza sosta non è stato facile. E brava, io ho visto che nei tuoi 30 minuti non hai mai perso il sorriso e in questo sei già una professionista, lo sai? A chi vuoi dedicare questa vittoria? E non lo sa, sei emozionata. Va bene, un applauso anche per te, un in bocca al lupo per il tuo futuro da ballerina, o vorresti fare qualcos'altro da grande? No, la ballerina. No, la ballerina, giustamente, parte vincendo le gare, dice fino adesso decidiamo di fare la ballerina. In bocca al lupo per tutto, ok? In bocca al lupo a tutti questi bambini che amano danzare. Ringraziamo i nostri pigmalioni arrivati direttamente dal cast di Wanna Dance. Un bacione a tutti, questa era l'ultima intervista qui al Festival Ballet. Questa sera chiudiamo con una bellissima rassegna di danza e domani sera ci sarà uno spettacolo dell'Atterballetto. Quindi un bacione a tutti, grazie e alla prossima!